Bentrovati anche a voi che per qualche minuto state in mia compagnia. Don Matteo mi ha chiesto così di condividere con voi qualcosa della mia esperienza e sono molto contenta di farlo. Io sono Suor Maria Letizia del Dio della Vita e vengo da Nembro, dove appunto quando ero a Nembro probabilmente qualcuno di voi o forse meglio i vostri genitori mi hanno conosciuto come Giuliana. Attualmente sono appunto in monastero e qui siamo nel monastero delle Clarisse di Bergamo e appunto mi trovo qui da ben 23 anni. Lasciare la Val Seriana per arrivare a Bergamo è stato un passaggio non semplice ma necessario. Girl said hallelujah. Girl said hallelujah. Cuz uptown funk don't give it to you. Cuz uptown funk don't give it to you. Cuz uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Ho incontrato in qualche modo il Signore. Mi ha affascinato e mi ha preso tutta, per cui alla fine per lui ero disposta a lasciare tutto, compreso il mio paese. Certamente per me significativa è stata l'esperienza che ho vissuto in oratorio, prima quando lo frequentavo, poi anche nel servizio formativo. Ecco, mi ha aperto tante domande che chiedevano in qualche modo uno spazio per lasciarle risuonare, per trovare una risposta. Io sono arrivata al monastero la prima volta con una mia amica che appunto adesso attualmente è mamma felice di tre figli. Siamo venute insieme con il desiderio di trovare uno spazio per metterci in ascolto della parola, poter pregare un po' di più, lasciar risuonare dentro di noi, lasciare emergere quelle domande che in fondo portavamo nel cuore. E lì è successo quello che anch'io non so spiegare, ma in qualche modo ho incontrato chi in qualche modo da sempre mi aspettava. Ho incontrato il volto del Signore che in qualche modo mi ha fatto innamorare. Forse uno può chiedersi perché rimango in monastero dopo tanti anni. Ecco, perché qui ho trovato in qualche modo quella che era la risposta al desiderio del cuore. Io credo che alla fine ciascuno l'unico desiderio che ha e l'unica vocazione che ha è la vocazione all'amore. Ecco, per me qui è stato trovare un luogo in cui poter vivere quella vita in abbondanza che il Signore mi aveva promesso a tutti in realtà e non solo a me. Ecco. E la vita in abbondanza è una vita che è ricolma di amore, un amore ricevuto, condiviso e donato. Non temete di lasciarvi affascinare da questo Signore che ha un unico desiderio, che voi siate felici e che è venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Poi non importa il luogo, il come, ma ciò che conta è che ciascuno possa fare esperienza di lui come una persona viva dentro la propria storia, una persona che è un padre alla fine e che ama tutti come figli unici e prediletti. Ecco, che possiate vivere questa esperienza che è l'unica capace di colmare la vita. E poi che vivendo una vita piena
la vostra vita diventi questa lode al Signore attraverso tutto quello che fate, le cose di tutti i giorni, piccole non importa. Le cose sono grandi, noi siamo grandi se viviamo nell'amore, non tanto se siamo produttivi o se facciamo delle opere straordinarie, ma se compiamo il nostro dovere quotidiano, ecco, con questo desiderio di vivere sempre nell'amore. Auguri e buon cammino!